Il nome definitivo, che sarebbe Dove vai, è nato casualmente. Era un'estate, eravamo con gli amici al mare, ci divertivamo. Questi ragazzi di Milano iniziarono a chiamarmi E dove vai, così da niente. E il nome mi piacque molto, era molto orecchiabile da pronunciare, eccetera. Poi sì, mi rispecchia perché sono stato in tantissimi posti. Quindi mi piaceva proprio l'aspetto del nome, Edoardo, dove vai, dove vai. E ovviamente il gioco di parole. Le mie prime rime scritte a scuola, a casa, scuola, casa, nella routine della mia adolescenza. Ho sempre coltivato questa passione del basket fin da piccolo, tramandata da mio padre che ha giocato a basket a Napoli. Mi pento amaramente di aver lasciato il basket per giocare a calcio con i miei amici, però ero giovane e ingenuo. Edoardo è sempre stato un bimbo molto vivace, insofferente anche alle regole. Aveva come caratteristica ballare continuamente e seguire la musica fin da piccolo. Ha avuto un ambiente anche favorevole, perché aveva i fratelli che comunque suonavano, si occupavano la cantina con gli amici. Edoardo però è un po' più piccolo di loro, 9-7 anni, quindi è voluto crescere in fretta e come se la fosse tenuta dentro, e a un certo punto è esplosa. Diciamo che Edoardo ci è arrivato con più, forse con più rabbia, perché aveva sofferto, e quindi è diventato un modo, diciamo, di esprimersi e di esserci, cioè di fare attraverso la musica, di dire. Questa, secondo me, è la cosa più bella. Ero a scuola, durante la pausa, diciamo, con i miei amici, stavamo chiacchierando, è arrivata questa notifica e ovviamente sono impazzito, perché per me è stata quasi una benedizione. Non vorrei essere mainstream, perché nel diventare mainstream di solito ci si adagia, come si dice in Toscana, quindi ci si omologa alla massa. Io vorrei mantenere il mio stile e riuscire lo stesso a portare un messaggio e la mia musica nelle orecchie, nelle cuffie, nelle casse delle persone. La miglior qualità artistica di Edo credo sia proprio la sua voce, molto particolare, sia quando canta, sia quando va in extra beat. C'è qualcosa che, insomma, lo caratterizza, ecco. Quando parte, dici a Edo, lo riconosci subito, insomma. Non convertirlo in disegno, non mi sporcare con la tua moneta, rimettiti in tasca quel cazzo di assegno, tengo quest'arte che è lui. Ti guarda sempre negli occhi, ti dice quello che pensa, quello che prova. Insomma, riesci a capirlo prima ancora che canta, quello che ha dentro. Luca, piacere. Questo ragazzo, Edo, molto giovane, tende alla melodia, ha un suo modo di stare sul beat, ha un timbro comunque che si riconosce subito. Non mi è arrivato come la copia di qualcun altro, mi è arrivato come un talento ancora un po' acerbo, che però si distingueva, insomma, tra nella massa. Play, ma che noia sei, farò vincere l'amore lungo questa strada. Vai, ti sei sciolto, si vede che è proprio è più padrone. Più su. Guarda, la cosa è questa. E corro! Corro! Esatto, bravo, questa qua, quando vai là, devi fare questa cosa qua. Ok. Questo fai, okay. Tu. E corro penny lane, tutto il resto ok! Però non ho pullato. Però questa è la nota. Questa è la nota, capito? Vengo da Pisano, Roma, Milano, ma Londra mi ha formato. Sogno la storia più bella di tutte, non voglio essere svegliato. Un uomo senza obiettivi rimane bloccato nel vuoto. Non voglio finire i miei giorni pensando di averla mancata. Per poco mi mettere in gioco, ok. E corro penny lane, tutto il resto ok. Oggi sotto il blocco è una bella giornata. Sento solo flame, ma che noia sei. Farò vincere l'amore lungo questa strada.
strada. La passione che metto non puoi misurare, la puoi convertirla in disegno. Non mi sporcare con la tua moneta, rimettiti in tasca quel cazzo di assegno. Tengo quest'arte che è l'unico vizio, e sono un lupo quindi non lo perdo. Nella mia zona mi chiamano vizio, ma sarà solo questione di tempo. Fu amplifico i sensi, vorrei lei nel mio backseat. Cosa sono problemi? Siamo sempre più in alto di ieri. Next sui tuoi piedi mi sono leggero. Questo beat inizialmente era un po' in difficoltà, perché tu parti subito, pam 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 così, e trovare una melodia è stato abbastanza difficile. Ti sei giocato le cartucce subito allora. Sì. Guardi la nota prima, qual è la nota? Diciamola. Fai un attimo. Manda un attimo il beat. Mi fa pensare che lui possa avere, diciamo, un futuro, perché riesce sia a rappare che a intonare, ed è una cosa che non tutti riescono a fare. Esatto, lo strumentale era pure, non era proprio facile. Non era neanche facile. E infatti l'ha cavalcata bene, sì. Comunque cioè, la melodia che ci ha fatto non è scontata, no, per niente. Seguito pure gli accordi e le armonie del brano, bene. Bello sto deck. È buono. Bello. Sì.